L'Atalanta nel destino di Matteo Lovato. L'esordio in Serie A del difensore veneto è datato 18 luglio 2020. L'Hellas Verona ospita al Bentegodi proprio i nerazzurri in corsa per conquistare un posto in Champions League. È stata un'emozione fortissima esordire in Serie A e poi il destino ha voluto che fosse proprio l'Atalanta e questo mi ha reso orgoglioso e è stato anche un tassello per scegliere di venire qui e ringrazio soprattutto la società per l'occasione che mi ha dato e regalato. Poi altre due partite da avversario, quelle nella scorsa stagione, in campo da titolare sia al Givi Stadium che a Verona. Un brutto cliente da contrastare. Adesso Duván Zapata se lo troverà di fronte solo in allenamento. Ovvio che fa piacere a tutti confrontarsi e comunque cercare di migliorarsi sempre. Poi se si ha la fortuna di incontrare certi campioni anche in allenamento e quindi quotidianamente tutto viene amplificato e speriamo sia un modo per migliorarsi e per crescere continuamente, magari anche più velocemente. A livello giovanile è cresciuto nei vivai di Padova e Genoa, quindi il passaggio all'Hellas Verona per arrivare oggi all'Atalanta ed essere a disposizione del tecnico per gli impegni che i neroazzurri dovranno affrontare anche in questa stagione in tre competizioni. Sì, credo sia il sogno di qualsiasi ragazzo giocare, esordire o comunque anche solo avere la possibilità di confrontarsi con certi campioni. E ovviamente le partite in una stagione sono tante, quindi ci sarà, credo, spero, varie opportunità per dimostrare e per crescere, maturare, soprattutto in campo ma anche come persona al di fuori dal campo. I tifosi atalantini sanno già praticamente tutto di Matteo Lovato. Su di me posso dire che a me piace l'etica del lavoro, mi piace lavorare, mi piace alzare sempre di più il livello e ovvio all'età di 21 anni posso dire che ho fatto i primi step, quindi è ancora molto lunga, però nella mia volontà c'è l'Atalanta e c'è soprattutto la voglia di crescere, di migliorarsi, di cercare di arrivare a livelli più alti possibili, soprattutto anche grazie agli allenamenti, al duro lavoro quotidiano. Nell'Hellas Verona Juric, nell'Atalanta Gasperini. Come si dice, dall'allievo al maestro, ma non cambia il concetto fondamentale, lavoro, lavoro, lavoro. Sì, esatto, l'etica del lavoro non è mai mancata nei nostri allenamenti, come si vede anche qui a Bergamo, sono la stessa filosofia, magari con principi, concetti un po' diversi, però di sicuro l'importante è lavorare a testa bassa e cercare di apprendere il più possibile. Questo è un inno per me, perché credo che attraverso il duro lavoro arrivino i risultati. E niente ti viene regalato, quindi diciamo sposo appieno questa filosofia.